Martinelli è l'alter ego di Garbo, no, senza offesa. Allora, se lo fanno con te, lo fanno con me, possibilità, possibili implicazioni giudiziarie, penali, quello che ti pare. Io il Garbo, infatti, lo critico molto velatamente perché mi proteggo da ogni evenienza, no? Capisco un po' con che persona hai a che fare, no? Quindi, secondo me è un personaggio debolissimo, attaccabilissimo, lui sa benissimo che ha dei punti deboli e li rende palesi, questa è una cosa comune, no? Quando tu vuoi diventare personaggio, anche se mostri i tuoi punti deboli, per esempio la Belen è uscita con il nuovo moroso, porta i figli, è ovvio che tutti gli avrebbero detto, ma come porta i figli, non lo conosci da mezz'ora, capito? E via dicendo, ci sono tantissimi, adesso accusano Pier Silvio di essere col PD perché ha indebolito la figura della Meloni, perché non gli ha fatto passare le leggi sulle banche che favorivano Mediolanum. E così si può andare avanti in tutti questi retroscena, possiamo costruirne a valanga. Te sei un personaggio classico progressista di sinistra, giustizialista, che però hai le tue idee, insomma, l'etichetta è questa, però almeno a me mi danno del nullafacente, morto di fica, poi non lo so, che non ha visual, che se le compra, che è un disadattato, che è un asociale, che vive in casa, che nuota d'inverno, che non legge i giornali, che è un ignorante. Quindi vabbè, uguale. Sinceramente, se mi insultano a me mi fortifica e basta, quindi a me non, mi passa. Però ecco, il Garbo è un personaggio talmente attaccato, cioè, c'ha i mobili di mondo convenienza. Cioè, i mobili, e noi parliamo del Garbo, ai mobili di mondo convenienza. Cioè, io, cioè, che io ho tutto il massimo rispetto per mondo convenienza, però diciamo è un entry level, non è un mobile fatto a mano, a ferro battuto, ok? Come facevano nel Rinascimento, le console col piano di marmo, ok?